Già partiti, diretti. Sì, diretti in battuta, dunque. Impatto del caos. Kim. Chissà. Kim non si steward, dai, dovevo dirlo, perché se no. Bene ragazzi, bene tubers, bene amici di lunga data che siete qua, che ci seguite. Oggi sbustiamo finalmente Impatto del Caos, la nuova serie di Yu-Gi-Oh! Ce la siamo gustata nei vari snack peek. Per chi ci segue su Instagram, abbiamo fatto anche un bel unboxing sul nostro canale, IGTV. Ogni giorno quasi c'è un video nuovo, quindi seguiteci anche su Instagram. E che dire, partiamo, no? Signor Camara, partiamo? Partiamo, sigla! Yu-Gi-Oh! Impatto del caos! C'è! Si sposta! Ciao tubers! Buongiorno signor Cameraman! Buongiorno! Buongiorno a tutti, benvenuti! O buonasera, buonanotte, a seconda di quando guardate il video. E Impatto del caos, c'è! Si sposta! Andiamo a cercarci. C'è una carta che c'è. Se la trovo faccio un balletto, vi avviso. Bene. Il signor Cameraman è già preoccupato. Il cestino, vado! Bene, ragazzi, poi c'è anche il trofeo, qua abbiamo preparato un po' random così. Christmas Cup, mi raccomando, 22 dicembre, manca ancora un po', però tanto in TV c'è la pubblicità di Natale, no? Quindi anche noi possiamo pubblicizzare Christmas Cup, no? Bene, e allora, 24 bustine alla caccia delle prismatiche. Eh sì, oltre alla mascherina c'è anche le prismatiche, c'è si sbusta, vediamo cosa ci offre questa nuova serie di Yu-Gi-Oh! Addio danno, partiamo ovviamente con le comuni. Bulldozer brutale, gli infocingoli tornano. Vi ho visti prima volta in Dasa, giusto? Dasa era? Ink, giusto. Mi sono confuso con l'ancora vedova. Specchio dei sogni del caos. Poi cannone di gelatina, vedo un link, marincipessa, cuore di cristallo, pensavo che era già mascherina, si partiva tutto subito di bomba. Ghoul Astri, magia azione, svolta AU, o inversione AU, era inversione AU, svolta AU, svolta AU, cos'è svolta AU? Prelievo di anima e bonzo solitario, il nostro bellissimo bonzo solitario, grande il bonzo, un termine che non sentivo da 60 anni, ovviamente. Dino Raster ci sono anche con Dino Raster Lorenz, Priminerale Manforte Bringers Mimirkur, un gatto di Halloween, ma faremo il celebrativo, è molto molto bello, cominciamo a metterli da parte. Tiover, se avete un po' di Mincuril, per piacere portateceli, che li facciamo celebrativi per il prossimo Halloween, molto molto bella. Poi Marincipessa Mandarino, e a volte c'è mandarino e mandarancio, c'era la barzelletta, no? Perché l'arancia non va a fare la spesa, perché mandarino. Poi Patan Sauce, l'amico specchio dei sogni, super rara. Balla con le bestie, dopo balla con i lupi, e nave marincipessa e drago spirale della galassia. L'archetipo marincipessa, come vedete, che è arrivato con Rira, continua la sua ascesa. Si sa mai che entrerà nel meta, vedremo cosa succede. Aromagus all'oro, marincipessa, angelo marino, uattreno, ui what? Era un po' che non li vedevamo. Carica i gladiatori bestie, ragazzi. Tornano i gladiatori bestie, l'abbiamo visto anche nelle, per chi ci segue su Instagram, per chi ha già fatto lo snack peek, per chi magari ha sbustato, ha visto che la promo dello snack peek era un gladiatore bestia, ed è, eccoli qua, ritornano da Glass, che figata, bella Glass, bella, sì. Che tempi, Gorgone imperatrice del malocchio, super rara, Prometeor la stella bruciante, la canna funesta e la... no, vai a posto. E Bonfoglio e fuga degli svincolati. Continuiamo, ma qua non sono solo super per ora. Dove sono le ultra? Vediamo. Ritorno. Neanche più le secret cerchiamo. Neanche più le secret. Le secret fa niente, ma... Cioè, poi io cerco una carta sola. Ormai le ultra. Le ultra. Ritorno della bestia. Calderone dell'anziano. Il nostro anziano che...
abbiamo visto per la prima volta MFC, eh? Che carta che è stata per un certo momento. Bulldozer, addio danno, attenzione! Ultra, abbiamo chiamate. Eccoli qua. Draco, maestri del Tenji! È una bellissima ultra. Anche se noi cerchiamo un altro tipo di ultra. Sempre sì, sempre Link, ma mascarena. Giusto? O mascarona, no, mascarina. Fanno un po' tutte le carte con i ballettini, secondo me, perché per farli fare a me. Ma principessa Angelo Marino e le altre common, ma principessa Mandarino, che avevi visto anche prima. Poi fantasmi specchio dei sogni. Questo specchio dei sogni mi sembra un archetipo nuovo, no? No, c'era già. E il giardinaggio di aromi. Drago spirale, non spirale, mi raccomando, della galassia. Locuste del deserto e Aromagus Majorana. Aromagus tornano anche qua. Un po' di archetipi, come sempre Konami ci condisce le serie con archetipi nuovi e tanta roba vecchia, tanti archetipi vecchi con i nuovi supporti. 20 benedetti, attenzione! Fantasos, il nemico specchio dei sogni. E faremo sicuramente un bel mazzo specchio dei sogni. Vediamo anche chiave del mondo per l'archetipo erede del mondo. Anche qua un sacco di mazzi nuovi arrivano, come sempre. Specchio dei sogni del caos, cascata mare in CPS. Attenzione! La cartina celebrativa della prossima Halloween Cup. And gladiatori bestie uniti. E attenzione! Ah! Fantasmi, specchio dei sogni, niente. Ha svolto la Serafim Farfallio. Comune. Artwork carina. Farfalla un po' cattivella. Dall'arco cattivella. Poi Drago Corazza. Chubam o Chubars è un tendonerce papà spirituale. Il nome corretto è questo qua. Mi raccomando, la lista quando si fate questo mazzo. E Marincipessa, cuore di cristallo, che abbiamo già visto. Il resto della bustina con le carte comuni che cominciamo a conoscere. Però c'è una bellissima Naumachia. Che nome è? Naumachia dei gladiatori. Io adesso voglio sapere cos'è la Naumachia. Scrivetelo, cercatelo su Google, scrivetelo nei commenti. Cercala, cos'è la Naumachia? Non ho idea. Chissà, però mi hanno preso lettere a caso. Secondo me hanno dimenticato macchina. Sì, potrebbe essere, una ci sono dimenticati. Signor Stefano, non è che è lei che sa tutto. Ci illumini. Ma attenzione, si continua alla caccia del drago sovraesplosione. Sempre un bel drago e sempre bello sincro. E porta sempre bello Link, vediamo se troverà gioco. E attenzione, l'amico specchio dei sogni, questo mazzo specchio dei sogni che il signor cameraman durante la pausa mi ricordava che abbiamo visto nel mazzo una settimana, magari lo rivedremo, no? Sì, perché qua c'è un sacco di archetipi. Attenzione, un mostro giallo, ogni tanto arrivano, ogni tanto ci sono. Acceleratore di soppressione, addio danno, un marincipessa mandarino, la terza, in poche buste. Attenzione, fantasmi, anche questo qua, anche la terza. E qua dobbiamo proprio fare il mazzo, la nuova versione del specchio dei sogni 2.0. Bene, abbiamo trovato una sola ultra per ora. Sì. Beh, non è andata ancora benissimo, questa prima colonna non ci sta dicendo gran bene. Andrà meglio la seconda. 20 benedetti e Pantera del laboratorio! Un altro Link sincro! Vuol dire che li troviamo tutti, no? Cioè, voglio dire, abbiamo trovato due Link sincro, non c'è due senza tre. Mascarina arriva da 6, no? Può essere. Speriamo. So che siete lì in attesa del bretto di boss. Magari se non la trovo qua ve lo faccio su Instagram, forse. Drago Nebulosa e Phantos, il nemico specchio dei sogni. E Luna, lo spirito dell'oscurità. Il resto della bustina con una bellissima Marincipessa, cuore delle meraviglie. Vediamo sto mazzo Marincipessa come si evolve. Con Impatto del Caos, sicuramente il nostro Fabio ce lo presenterà in questa sua nuova versione. Attenzione! Drago Satellite Galattico, Galattico nel nome, chissà che non piacerà agli amanti delle carte con Galattico nel nome, no? Ci sono. C'è anche il drago, c'è un altro drago molto importante, no? Quello del Neo. No, mi confondo io. Fotonico. Ce l'avevo in mente ma non inquadravo il nome. Bene, andiamo avanti, attenzione. Gladiatore bestia, Sagittari. Lo abbiamo detto, sono tornati i gladiatori bestia. And the secret rare! Anima svincolata dell'angoscia, non male. Carino. Ci sta, mettiamola qua in mezzo. La prima secret!
Rare. Qua ci sono tante rare segrete carine in questa serie. Non, ce n'è qualcuna che già sembra essere più forte di altre, però quella top che sposta gli equilibri sembra ancora non esserci, ma forse è presto, ma forse è ancora presto per stabilirlo. Battaglia brutale delle bestie e un altro nemico specchio di sogni, mi è entrato un miliardo. E attenzione, chiudiamo con una bella farfallina, quella blu. Farfallio. Poi, doppia piega, dopo l'inversione c'è un'altra maga e magia azione. Guattreno, fattoria dei tiranni, molto molto carina questa artwork. Attenzione, abbiamo Oneiros Erklin specchio dei sogni, nomi sempre semplicissimi. In Klingon li scrivono i nomi qua. Schiacciano sulla tastiera. Eh sì, mettono lì, che ci mettono lì così. Oh, bello, bellissimo. Immagino ore e ore per trovare i nomi. Mando, ci sarà un programma random di scarabeo.com. Sarà Trascendenza, Salamagna e ultra rara Lamento dell'anima svincolata, la terza ultra rara del nostro box di Kim. Com'è Kim? Tubers, commentate, scrivetecelo, ditecelo. Avete già qualche mazzo in mente con i nuovi archetipi? Scrivetevi, ma magari postate la lista. Perché no? Perché no? Perché no? Navicella, Pattuglia, DD, anche i DD tornano in questa serie. Peppa Tenciare. Questa carta che è stato oggetto di discussione nelle nostre retrovie. Avete mai giocato la Peppa Tencia? Non so, magari, che poi magari è un gioco del nord Italia. Non so se Peppa Tencia c'è anche in centro Italia o in sud Italia. Scrivetelo nei commenti al video se Peppa Tencia vi dice qualcosa. Magari voi che ci guardate dalla Sicilia, dalla Calabria o dalla Campania, giù dove fa un po' più caldo che qua al nord. E Peppa Tencia esiste da voi? No, sono curioso, mia curiosità personale. Bene, poi magari ve lo chiedo anche in live su Instagram. End Management spirituale e Priminerale Kong Grande. Dai, questa qua pronunciamola bene, visto che ha dato un nome sensato, no? Sì. Rispetto ad altri nomi, tanta roba. Attenzione, Corsa Frantumatrice, poi Aromagos Alloro, Garna Protocollo, Navicella Pattuglia DD, Lettore Bestia, Atorix, Gorgone, Imperatrice del Malocchio, super rara di questa bustina. Scrivete, Tubers, qual è il vostro Lettore Bestia preferito in generale e quello di questa serie, se ne avete uno preferito in Kim. Poi beh, chiaramente nella storia ce ne offre molti, molti, molti di più. Gemelli svincolati, Raka e Anima svincolata della rabbia, la seconda Secret Rare, molto carina, molto bella questa Secret, che secondo me avrà un gran bel futuro. L'artwork mi piace un casino, l'artwork è molto bella. Questo Anima svincolata, questo nuovo archetipo di Kim di Impatto del Caos, vedremo che impatto avrà sul metagame. E ci sarà un grande evento qua vicino, l'ICS di Milano, fine novembre, inizio dicembre. Per chi sarà là, io il primo dicembre sarò in giro a fare un giro, no, dai. Malocchio di Gorgoneio come quello che canta. E il resto della bustina. Abbiamo trovato, ma come manca un'ultra? Manca una, siamo lì in attesa del balletto di boss. Il cameraman non lo so, però vabbè, dai. Attenzione, carica Gletore Bestia e Ipnagogia specchio dei sogni. Un sacco di carte specchio dei sogni ci sono in questa serie. Del resto gli archetipi continuano, gli archetipi nuovi Konami li porta giustamente avanti con nuovi supporti per potenziare il mazzo. And attenzione, no, c'è Bau Premio. Allora, adesso io non ho niente contro nessuno, però Bau Premio è una carta e potevamo farla comune, no? Era meglio comune, Bau Premio, no? Vabbè. Allora, al momento penso sia la secret, la ultra rara più inutile del 2019, no? Più o meno sì. Più o meno sì. Forse anche col 2018. Poi
magari un giorno verremo smentiti e Vau Pregno entrerà in tutti i mazzi del mondo, non si sa mai. In questo cavolo mi fa una faccia. In questo momento Vau Pregno è brutta. Bisogna essere onesti e dire che quando una carta è imbarazzante, Per ora, Vau Pregno è così, ragazzi. Non è un bel premio, infatti è un Vau Pregno. Se la trovate, mi spiace, no, così. Bene, ultimo questionario, noi abbiamo trovato tutto, lo sappiamo, no? Ci sono 4 ultra e 2 secret, questa è la media di ogni box. E poi, intendo, primo minerale con grande, che hai visto anche prima. Questo dicevo, questa è la media di ogni box. Poi c'è il box un pelo più fortunato, in cui trovate magari 3 secret. Quello stra extra figo, che ce ne sarà uno ogni non so quanti, che c'ha 4 secret. Perché? Perché purtroppo c'è quello extra sfigato, che uno ogni non so quanti, che c'ha 0 secret. Ve lo dico perché ho aperto un case e c'era un box con 0 secret, quindi purtroppo può capitare. È molto raro, comunque, molto raro, però succede, no? E poi c'è il box, quello con dentro le carte prismatiche. Bello, e lì è super tanta roba, ragazzi, fa parte del gioco, quindi lo accettiamo. Bene. Che dire? E questo è l'unboxing di Impatto del Caos. Un bel like se vi è piaciuto il video, condividetelo, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, seguiteci su Instagram, facciamo un sacco di video anche lì. E da boss, da signor cameraman, è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao. Allora, mi sono dimenticato, me lo preparate, ma mi sono dimenticato di presentarvi le nuove sleeve, no? Allora, le Dark Axe sono un'assoluta novità, un artwork molto, molto bello, col nuovo logo in una versione molto attuale, secondo me. A me piacciono veramente tanto, portamazzo e sleeve. Poi, Konami ha deciso di riproporci le sleeve card back. Queste sono questa è la versione nuova. E riproporci perché nel 2010-2011, adesso più o meno quel 2010 forse, l'anno era quello, ce le aveva già proposte, no? Che differenza c'è? Vi prego, signor camera, inquadrare. Allora, versione nuova, versione vecchia. Dalla confezione si capisce la differenza, perché logo nuovo, logo vecchio. La scritta Kazuki Takahashi col copyright 1996-1996 qua è in corsivo, qua è in maiuscolo. E la sleeve poi non è assolutamente uguale, perché secondo il mio modesto punto di vista è molto più fedele alla carta, alla sleeve che è la carta di Yugi. La sleeve originale ha un colore secondo me più fedele al back della carta rispetto alla versione nuova. Ecco, confrontatele voi e diteci quale preferite, dai, commentate anche questo. Bene, ringrazio di nuovo, alla prossima, Henry, goodbye!